tutti con questa super inquadratura di questa super ametista che non riesco a tirare su perché pesa più, tipo, più di 20 kg, una roba del genere. Quindi la teniamo qua, bella. Ho cambiato io l'inquadratura, mi sono spostata io per lei, cara mia bella ametista. Perché? Perché di queste ametiste qua giganti ne ho tantissime. Io ovviamente non posso farci lo stampo con la gomma siliconica perché non ho abbastanza materiale. Ad averlo, sinceramente, proverei a farlo, ma non, per il momento non ho tutto questo materiale. Allora, che cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente di fare dei piccoli stampi, o comunque degli stampi con la colla a caldo sui cristalli. Qua in questo caso ho l'ametista e vicino ne ho altre, ma questa è una che ha le punte che mi piacciono, che sono un po' piccole e un po' grosse, poi ho anche quelle più grosse, quindi con calma nel tempo proverò, ma adesso, prima di tutto, dobbiamo fare questo esperimento con questa bellissima ametista. Allora, la mia idea è quella di sparare con la colla a caldo la colla sopra. Quindi adesso non ho capito se la colla si sta scaldando oppure no. Vado a prendere un pezzo di, come si dice, degli spazi di cui di cristalli che mi piacciono di più. Vediamo un po', facciamo qua e molto semplicemente li sparo sopra la colla. Ok, ovviamente poi giustamente ho finito già la colla. Ovviamente poi, cosa stavo dicendo, la grandezza, la quantità dipende da uno stampo che si vuole fare. Comunque adesso la faremo un po' così alla cavolina. Diciamo che è una cosa abbastanza lunga, ma non troppo da fare. E comunque adesso vediamo. Ok. Mi raccomando, se sono appuntite, state attente o state attenti comunque nel momento che c'è da staccare la colla dall'ametista. Non so se avete capito quanto grossa questa ametista. Non riesco veramente a spostarla, quindi sono qua in terra. Ok. Allora, facciamo uno stampo di media grandezza, rotondo, poi uno può decidere di farlo di forma di cuore, a forma di lettera, qualsiasi cosa. Comunque qua il fatto è usare la colla a caldo a posto che la gomma siliconica. Nel caso qualcuno volesse darmi un sacco di gomma siliconica, un sacco di resina per fare lo stampo a questa, io lo farei anche. Impazzita. Perfetto, adesso direi che va bene così. Dobbiamo aspettare che la colla si asciughi. Ovviamente dobbiamo stare anche attenti di non, dobbiamo stare attenti di non, come si dice, di non formare bollicine o buchi, quindi di fare una bella chiusura sopra la nostra colla. Ok, perfetto. Adesso con calma lascio asciugare la colla, poi adesso mi avvicino bene a controllare che sia tutto incollato, poi l'andrò a staccare e poi vi spiego anche come fare il controllo perché noi avremo, non fate caso alle mica colorate, noi avremo la base ma dobbiamo farci il contorno intorno sempre con la colla, quindi è super semplice. Io ovviamente prima di, come si dice, prima di fare questo video ho fatto una piccola prova per vedere se era fattibile, ma poi dobbiamo colarci la resina, la coleremo insieme. Quindi adesso aspetto che la colla si asciughi e poi continuiamo. Allora, quando è asciutta la colla la andiamo a staccare. Io mi sono già aiutata perché è abbastanza difficile, nel senso che è un po' puntinosa, come dicevo prima, puntinosa. Se è abbastanza punzecchiante che punge, state attenti perché sennò vi tagliuzzate. Quando lo leviamo la colla e abbiamo questo. Ta-da! Vedete? Poi ovviamente dobbiamo controllare se si è qualche buchino, tipo qua c'è un buchino, quindi con la colla adesso tipo lo vado a fissare. Chiudo bene il buchino, poi guardo se ce ne sono altri, non li vedo. E adesso qua è la parte con un po' più di pazienza, diciamo, la parte un po' più lunga. Adesso noi dritto con la colla a caldo dobbiamo andare a creare praticamente la base, quindi salire un po' di più,
e dargli un po' la forma rialzata, così la resina non cade, perché qua ovviamente la resina collerebbe. Quindi adesso con molta calma e pazienza devo andare a fare tutto il contorno, che poi praticamente il contorno, la mia idea è quella di colorarla come se fosse comunque una drusa grezza, quindi colorarla, colorare il guscio. Sapete, quando mi parlo io si capisce di gota. Comunque adesso vado a fare tutto il contorno e poi finalmente potremo passare alla parte più importante, colare la resina e vedere il risultato finale. Pazienza. Ok, rieccomi in un'altra postazione. Allora, questo è quello che abbiamo fatto insieme. E sono un attimo fuori da qua. Come vedete, io ho fatto i bordi, sono salita con la colla a caldo, così la resina resta nello stampo. E ho messo sotto una ciotola, questo qua dove c'è dentro le banane, e ci ho messo dentro il riso. E per far stare dritto questo, così anche se non è perfetto, non ha base perfetta, con il riso anche con una scodellina piccola, così si risolve il problema. Anche con tanti stampi di plastica ho notato che comunque si deve mettere sotto il riso, quindi nessun problema. E adesso arriva la parte che tutti stanno aspettando, cioè quasi tutti, perché io sto aspettando di più il momento che tolgo la resina. Qua ho fatto questo qua un po' più piccolo, questo qua rettangolare, questo grosso, questo abbastanza grosso e due piccoli, quindi qualcosa di diverso ce l'abbiamo. Adesso pian piano io vado a versare la resina negli stampi. Se poi è troppo poca, ovviamente ne farò altra e la metterò. Allora, vediamo un po'. Sì, a parte che io volevo fare color ametista, ma probabilmente è molto molto chiara. Quindi adesso, prima di continuare, vado ad aggiungere altro viola nel coso qui, perché sinceramente lo voglio più scuro. Sto usando questo, ma sto vedendo che più di un tot non scurisce, cioè sto mettendo una quantità industriale dentro, tra un po' l'ho finito, perché non si scurisce. Uffi, uffi, uffi. Adesso vado avanti a mescolare bene, bene. Ce la farò a far diventare questo coso viola. Vedremo tra poco. Ok, aspetta che mi ha dato tipo un pezzo di resina. Ok, vamos. È un po' più scurino, però niente. Allora, pian piano si deve versare, perché ovviamente dobbiamo vedere se abbiamo messo nella posizione giusta o no il riso. Ok, direi che così questo può bastare. E adesso passiamo all'altro. Perfetto. Passiamo a questo qua piccolo. Vorrei riuscire a farli tutti con questa resina che ho preparato, anche perché ne ho preparato proprio tanta. E quindi magari farli un po' meno alti, ma farli tutti non sarebbe male. Così, anche se abbiamo fatto dei buchi, come si dice, il riso sotto fa in modo che non vada tutto sul tavolo la resina. Molto semplicemente. Ok. Bene, ce l'ho fatta con tutta la resina, quindi adesso andrò a metterla qua, che ne ho messa poca, un po' lì, un po' là. E poi, ok, sono attenta perché per vedere se ho messo bene le cose. Ho formato un sacco di bolle, quindi poi pian piano andrò a toglierle. Tanto finiamo la resina. Ovviamente con uno stampo solo sarebbe un po' più semplice, devo sempre andarmi a complicare le cose facendo più. Penso di averla messa, no, magari qua ancora un po', vedo che qua c'è una punta che esce. Bene, adesso aspetto, vado a togliere un po' le bollicine dentro che si vedono, perché comunque è rimasta abbastanza trasparente la resina. Vado a togliere le bollicine tutto e quando si asciuga vediamo il risultato e non vedo veramente l'ora. Ok, allora, parliamo un pochino perché è successa una cosina.
Io quando ho fatto questi stampi qui con la colla a caldo, l'ho provata per vedere effettivamente come veniva con la resina veloce. E con la resina veloce si staccava perfettamente, cioè non ho fatto nessuna fatica a staccare la creazione. E che cosa è successo invece quando insieme a voi ho messo la resina, quella ipostilica, quella normale? Apriti, oh cielo, nel senso, cioè non sono riuscita quasi praticamente a togliere la creazione, ho dovuto distruggere la colla per staccarle e tipo si faceva tipo questo, l'ho distrutto per metà, è rimasto un po', questo non so come è mai uscito intatto, a parte qua un buchino ma che si sistema velocemente, perfettamente, e poi tipo questa che non sono ancora riuscita a togliere ma mi sono già distrutta abbastanza le dita, ci riproverò più avanti, e adesso vi faccio vedere quelle che comunque sono riuscita a togliere, cioè tutte, però la resina era ancora abbastanza mollina e alcune si sono distrutte, però comunque l'effetto c'è, è uscito, cioè è uscito la creazione, sono uscite, però devo un attimo ancora ben capire che cosa è successo, se comunque la resina che è proprio la resina diversa che non esce, perché io vi faccio vedere queste, io le ho fatte con la resina veloce e sono uscite praticamente perfette, cioè non c'è stato nessun problema a tirarle fuori perché sono venute, vedete, questa è la resina, l'altra, cioè sono venute, è questo che dicevo, e questo è questo stampo, per far vedere che non mento, e questo qua è questo stampo, non riesco neanche a capire perché questo qua di stampo si è salvato. Ho tantissime domande e non ho le risposte, quindi io giustamente il video volevo farvi vedere, volevo farvi vedere finora che cosa ho scoperto, le mie, come si dice, le mie scoperte, ecco, e niente, quindi ovviamente io questi qua li tengo adesso, poi li sistemo, li limo e tutto, e poi ovviamente ci farò degli stampi con la gomma siliconica. Poi appena riesco a prendere la gomma siliconica in pasta, proverò a fare la stessa cosa che ho fatto ora, però con la gomma siliconica, quindi non dovrebbero esserci problemi poi. Quindi appena riesco a comprarla, faremo anche quell'esperimento. Però io devo dire che questo non so tra quanto riuscirò a toglierlo perché non lo so perché proprio si è attaccata. Ok? E invece con questa no. Quindi l'esperimento è uscito per il 95%, diciamo, perché qua senza problema lo stampo si crea, ma è proprio secondo me una questione di resina, anche perché l'avevo provata con la resina UV, cioè ho fatto tanti esperimenti, capito? E con la resina UV si è staccata. Con la resina, questa qua, questa è l'Easy Make, si è tolta. Questa, quella della Resin Pro, non si è tolta. Per me è una cosa di ipossilica che ci mette di più qualcosa di... Non lo so. Se voi sapete rispondere a qualche mia domanda, sarebbe bello sapere. Perché veramente mi mancava tanto così per riuscirci. Oppure che magari devo metterci sopra una sostanza qui che mi renda più facile il fatto di togliere quella ipossidica, non lo so, qua abbiamo resina ipossidica che però comunque si toglie alla fine, quindi cioè, esce l'esperimento. La parte difficile è tenere lo stampo. Poi abbiamo fatto con la resina UV, questa resina UV e poi con la resina veloce. Ok, quindi l'idea c'è tutto, ma anche quel 2% per fare l'idea giusta, cioè per proprio fare tutto giusto. E niente, solamente che adesso appena capirò di più, ovviamente ne parliamo. Comunque, voglio farvi vedere che sono uscite bellissime. Cioè, sono uscite bellissime. Poi, qua il mio punto era colorarle, vedete? Però, col fatto che adesso questi stampi non li ho più, vorrei proprio farci lo stampo con gomma siliconica. E l'effetto poi finale era questo: dove noi abbiamo usato la colla a caldo per fare il bordo, l'avremmo colorata di oro. E niente. Quindi non lo so, io sono comunque soddisfatta di questo esperimento perché l'idea c'è, basta solamente trovare le cose giuste per finirlo. E niente, dai, io appena riesco farò queste cose qua. E niente, fatemi un po' sapere se anche voi avete magari qualche idea in più, se sapete come fare meglio, perché comunque secondo me è buona come idea, dobbiamo solo perfezionarla. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!